Guardi, in una situazione normale ci può anche stare, ma io ho parlato con il mio collega nel giorno di riposo della mia squadra, ho parlato con un mio collega per andare a vedere un allenamento di una squadra di Serie A, facendo anche abbastanza chilometri, mi ha detto parliamo di Serie A, mi ha detto guarda Antonio non ti conviene venire perché siamo in 9. Quindi è un po' il filo conduttore di tante squadre in questo momento. Oggi quello che sta avvenendo è quello che io sapevo, è quello che la società dall'inizio, appena ci siamo parlati la prima volta, mi ha prospettato. Quindi siamo in linea con quelle che sono le cose che la società mi ha detto all'inizio. Non siamo in ritardo, ma siamo con i giusti tempi, con i tempi normali di quello che è la realtà in questo momento. Grazie a lei. Francavilla, mister. Francavilla, il 23 facciamo questa partita con il Francavilla, sicuramente ci teniamo, è anche un modo per affrontare un avversario, visto e considerato che non lo so se riusciamo ad organizzare delle amichevoli con squadre di professionisti fino a quella data, quindi sarà anche un modo per confrontarsi con un avversario di valore della stessa categoria in una competizione che ci teniamo. È bello incominciare ad addentrarsi, poi sì, è bello la fase del calciomercato, è bella la fase del precampionato, ma noi uomini di campo poi non vediamo l'ora di addentrarci nel discorso vero e proprio che poi è il campo. Grazie. Mister, buonasera. Studio. Lei diceva ritiro più o meno quasi tutte le squadre sono nelle medesime condizioni, in effetti si parla di un mercato molto difficile, tra l'altro con queste date allungate, è chiaro che naturalmente tante cose devono andare a loro posto. Le chiedo però questo. Lei ha dovuto allenare praticamente metà squadra di gente che probabilmente andrà via, o comunque di gente che non so fino a che punto lei ci farà riferimento su queste persone. Le chiedo se magari, lei diceva prima, insomma, era una situazione che sapevo già, insomma, mi spero male che era stata prospettata. Le chiedo se magari su alcuni di questi magari si sarebbe dovuto fare affidamento o no, visto che comunque nel momento in cui sono stati presentati o nel momento in cui è stata presentata l'annata anche da parte sua si è sempre detto no, insomma qui c'è una squadra forte, ci sono un giocatore forte in questo gruppo. Lei mi fa una domanda che mi deve far per forza ritornare al passato, no? Cosa nella quale io vorrei evitare, perché io voglio pensare da quando ho firmato in poi. Detto questo, in una stagione dove io ho sentito un nome, una parola che a me non piace, la parola ridimensionamento, a me non piace. Io penso che quando io ho parlato con il presidente, invece di ridimensionamento sia una economizzazione dei costi. Che cosa vuol dire? Vi faccio un esempio. Cioè io compro una macchina da 100.000 euro, io vorrei che quella macchina mi desse le prestazioni minimo per 100.000 euro. È normale che se quella macchina non mi dà quelle prestazioni, io devo chiedermi perché, devo sapere che cos'è che non va, cioè se è qualcosa che non funziona. Quindi voglio che quei soldi che io tiro fuori siano poi economizzati in campo. Quindi davanti a questa esigenza societaria, io parto da quel momento in poi. Quindi io dico ok, io vado avanti seguendo le esigenze societarie di economizzare, sono d'accordissimo su questo, perché tutti faremmo così se tiriamo fuori i soldi noi dalle nostre tasche, no? E quindi poi per affrontare e per far sì che un percorso dia in campo quello che si spende fuori,
devono esserci dei punti e delle basi. Le basi sono, e mi sono servito il ritiro, non è vero che il ritiro non è servito, mi è servito per capire quali sono i giocatori sul quale queste basi devono essere fondate, in un percorso che è in linea con, se vogliamo parlare di difficoltà, quelle difficoltà che sapevamo, ma non c'è né ritardi né situazioni anomale rispetto a quelle che io già sapevo prima di decidere di affrontare questa avventura, che per me è mi stuzzica. Io ho sempre, per mia forma, voluto, accettato non dico le scommesse, ma le cose dove bisogna costruire, dove bisogna costruire secondo poi i miei canoni, che non vuol dire che i miei canoni sono la Bibbia o è legge, o siano l'unica cosa vera e giusta che si possa fare nel calcio, però avendo io sapendo quella strada, e che quella strada in passato mi ha portato ad avere dei risultati anche inimmaginabili, io la perseguo, sono d'accordo e siamo in linea tuttora con quelle che sono le strategie iniziali della società. Ma è che io fossi d'accordo con lei o in disaccordo con lei in questo momento non è irrilevante. Oggi io guardo da quando sono qui in poi, secondo i nostri criteri, secondo la nostra mentalità, costruire non un progetto di ridimensionamento dell'obiettivo, ma per economizzare quelli che sono i costi, per come tutti noi vorremmo fare nelle nostre famiglie, con le nostre cose, con i soldi che noi tiriamo fuori dalla nostra tasca, e vogliamo veder valorizzare quello che noi con tanto sacrificio abbiamo tirato su. Ed è un diritto ineccepibile da parte di una società una cosa del genere, senza tralasciare il fatto che questa squadra sarà competitiva. Attenzione, il ridimensionamento non mi piace. Mi piace spendere bene i soldi, economizzare quello che il Presidente mette a disposizione, perché è il suo sacrosanto diritto farlo. Detto questo, bisogna essere ancora più bravi in queste situazioni, perché poi andare in un posto e avere chi più spende non vuol dire più vince. Non è mai stato così nel calcio, io penso che si vince spendendo anche abbastanza bene. Poi magari è un percorso un po' più irto, più lungo, ma comunque è sempre un percorso. No, io non mi aspetto niente, mi aspetto che tutto quello che è stato fatto dall'inizio è stato fatto in sintonia. Tutto quello che noi ci diciamo nelle mura di un ufficio, si parla di pazienza, si parla di non avere fretta per non sbagliare. Perché poi se devo fare la parte di quello che sa e non deve dire è un conto, se poi invece devo fare quello che sa, devo dire che magari si è sbagliato qualcosa in passato, però non voglio dirlo, perché voglio guardare al futuro. Detto questo, io prima di prendere un giocatore, io, il mio direttore sportivo, il mio direttore generale, ma anche il mio presidente, non vorrei usare una frase poco elegante, ma gli conterei tutto, anche i peli che c'ha addosso. Perché? Perché Catanzaro merita, questo progetto merita che ogni giocatore che venga sia sfruttato bene, sia selezionato bene, a costo di avere un po' di pazienza in più. Perché il mercato in questo momento dice che bisogna avere pazienza, sperando di non incappare errori fatti in passato, perché se c'è un cambio, se c'è una economizzazione dei costi, vuol dire che forse qualcosa in passato si è sbagliato, ma dove non voglio entrarci. Guardi, io l'allenatore deve limitarsi a dare dei pareri. Io vi posso dire, e lo dico senza nessun problema, che ho trovato in Carlini e in Corapi due ragazzi eccezionali. Un valore aggiunto. È normale che questa mia considerazione la faccio anche alla società. Poi saprà lei sicuramente quello che deve fare e come comportarsi. Io su questi giocatori,
che sono due professionisti esemplari, a prescindere che possano fare 4 partite o 40 partite, attenzione, non è tanto il campo quello che mi interessa in questo momento, ma era proprio tanto quel discorso di spogliatoio, di gente, linee guida che possano continuare a dare una comunicazione che parte dal di fuori e va dentro lo spogliatoio. Io su questi giocatori, al di là, ripeto, dalle presenze che faranno durante l'anno, io ho trovato dei ragazzi eccezionali, non hanno saltato un secondo di allenamento. Ho cercato, vi dico anche sinceramente, di gestirli perché volevo fargli fare qualcosa in meno, e loro hanno preteso di fare tutto, mi hanno dato delle sensazioni positive. Quindi, allora, per quanto riguarda le priorità, le sappiamo tutti quali sono. Noi dobbiamo intervenire dietro nel reparto arretrato, dove ci mancano delle pedine, per completare l'intero reparto. Attenzione, io non parlo di titolari o riserve, parliamo di reparto. Per quanto riguarda Delisi e Celiento, io vado avanti con quello che è la mia mentalità, quello che ho detto all'inizio quando mi sono presentato, perché poi è troppo facile dirlo, poi è più difficile attuarlo, no? Se io non dovessi attuarlo, non sarei una persona di parola. E Delisi e Celiento hanno dato tanto al Catanzaro, tantissimo hanno dato al Catanzaro. Però io alleno in questo momento le persone che mentalmente possono dare ancora tanto al Catanzaro. Siccome c'era, e tutti sappiamo che c'è una trattativa in corso, che non so se si può sviluppare nel breve tempo con una squadra, allora io ho ritenuto opportuno allenare chi in quel momento c'era con la testa. Poi ci può anche stare che se non dovesse andare in porto la trattativa con nessuna squadra nel breve tempo, io li reintegro, perché per me sono giocatori importanti. Che il direttore avesse lasciato questa affermazione non lo so, non ne sono a conoscenza. Io le posso dire che non posso rispondere a questa domanda perché io Tulli non l'ho mai allenato ancora, non ha fatto un giorno di allenamento, quindi non posso valutare se Tulli tatticamente è idoneo a quello che può essere una nostra idea tattica. Lei mi tira fuori parole che io ho già detto e che io ripeto. Sì, però alla luce di quello che sta succedendo. Ma preferite un allenatore che vi dice l'anno prossimo vinciamo il campionato soltanto per prendere gli applausi adesso? Io vi dico che quando mi ha chiamato il Catanzaro, io vedo Catanzaro come una piazza calcistica che non può stare in questa categoria. Io vedo a Catanzaro lo stadio pieno, i festeggiamenti di fine stagione, le persone contente, ottimismo e non questo pessimismo che ci attanaglia in ogni angolo del paese. Detto questo, per arrivare a quella strada ci sono vari modi. O si fa come fanno i Bari, ma non è detto che vinci, e questo la realtà ce lo conferma. Mi risulta, è troppo anche... Sarebbe un onore per me essere chiamato in un momento del genere a Catanzaro e non essere chiamato prima volevi un giocatore, prendilo. A me non interessa fare calcio così. E per il rispetto che ho di questa piazza, io non andrò mai a dire in 2 anni andiamo in Serie B. Poi ci possiamo andare in 1 anno, ci possiamo andare in 2 anni, ci possiamo andare in 3. Ma io non voglio gli applausi adesso, io tra gli applausi adesso e gli applausi a fine campionato, preferisco quelli a fine campionato. Ma non posso mai mancare di rispetto a una piazza del genere, per il rispetto che ho. Poi vogliamo dire ridimensionamento, non c'è nessuno a parlare di ridimensionamento, c'è una economizzazione dei budget e dei costi, che se partisse con una squadra con 0 giocatori sarebbe molto più semplice. Siccome la squadra parte con già un palco giocatore importante, è molto più difficile, basta. Ma io ho un ottimismo addosso, un entusiasmo incredibile. E lotterò contro tutto e contro tutti in maniera tale che questo mio entusiasmo sia coinvolgente nella piazza. Perché le idee mie sono chiarissime.
giocatori che per giocare a Catanzaro si mangiano l'erba, che fanno sacrifici, magari più scarsi di quelli che ci sono stati fino adesso, ma che diano soddisfazione ai tifosi. Perché se un ambiente è demoralizzato, molto probabilmente i tifosi non sono contenti. Allora io vorrei che questo ambiente ritornasse l'entusiasmo, ma non ritorna con la mia parola, con la mia intervista, ritornerà con gli atteggiamenti dei giocatori, speriamo con i risultati, sapendo che una parte iniziale, io lo metto, l'avevo già preventivato che la prima parte di questo percorso sarebbe stato devastante a livello di problematica, ma non è un problema, mi piacciono, ho scelto questa sapendo che potrei scottarmi, potrei bruciarmi, ma sapendo pure che se le cose vanno come dico io, basta. Molto chiaro. La prima parte però è una parte. L'avevo detto durante la presentazione che io quando il Catanzaro ho avuto una visione, perché sono ottimista per natura. Sono giocatori che abbiamo concordato tutti insieme che siano giocatori che quando io le parlo di funzionalità, le parlo sempre di funzionalità in una rosa di 22-23 giocatori e abbiamo delle caselle da riempire e ogni giocatore viene sempre studiato per riempire una casella, che poi sia una casella da titolare, una casella da ipotetica riserva, quella è un aspetto secondario. Quindi sono giocatori funzionali a quello che è il completamento di un reparto. Quando si parla di giovani, io sono molto attento. I giovani devono superare gli step graduali, perché se poi si alza troppo l'asticella si rischia di bruciarli, sia a livello mentale che a livello tecnico-tattico. Oggi questi giovani hanno fatto un primo step, che si sono messi in mostra. Per quello che è l'età e il palcoscenico in cui si sono andati a confrontare. Ora lo step successivo non può essere che quest'anno saranno protagonisti. Lo step successivo sono che potrebbero avere una continuità di allenamenti con noi e quindi sperare che loro possano superare ancora questi step. Devo fare i complimenti non tanto per l'aspetto tecnico-tattico dei giocatori, ma quanto per quello comportamentale. Sono stati in ritiro, non hanno fatto mai, non hanno creato mai un problema, sono stati tutti educati, si sono tutti messi a disposizione.